adesso facciamo vedere il gameplay di quello che abbiamo spiegato prima. Il primo obiettivo è cercare di fare il multiball di Doc Ock, e saranno tre tiri lì dentro. Si può tirare sia dalla paletta sinistra sia dalla paletta destra. Questo è uno. Sì, due tiri in realtà. Intanto bisogna cercare di fare quel multiball e nel frattempo cercare di prendere questo target per accendere i lock dell'altro multiball. Multiball che si possono fare in contemporanea, infatti è quello l'obiettivo principale. Questo secondo tiro. Adesso, oltre a tirare le frecce rosse per prendere i jackpot del multiball, bisogna cercare di prendere quel target verde. Il primo. Adesso il lock acceso sulle orbite laterali. Questo è un lock. Lock successivo acceso. Secondo. Comunque, anche avendo perso questo multiball, si è fatto progresso su quell'altro, perché sono due palline bloccate in questo momento. Adesso si può cercare o di infregnare la terza pallina, in questo caso bloccando la terza, oppure anche di ricominciare con il multiball di Doc Ock, che sempre soltanto tirare lì dentro. È un tiro abbastanza semplice, quindi può essere ripetuto anche molte volte. Può anche cercare di farla passare e tirarla dentro. Mancano due tiri. Tiro laterale è un tiro abbastanza importante, perché permette di portare la palla sulla paletta senza averla fuori controllo. Proviamo a tirare l'ultimo. Manca solo un tiro. Secondo multiball Doc Ock funziona che bisogna cercare di prendere la palla tenuta dal magnete entro un certo limite di tempo per avere i jackpot più alti. Cosa che si può fare sia dalle palette sul basse che quella alta, in questo caso non sono riuscito. In caso non si riesca, il jackpot sarà il valore più basso possibile, che comunque è 400.000. Adesso il terzo lock è acceso, mandando la palla in orbita, faranno i due multiball assieme. Lo scopo di questo multiball è tirare tutti i tiri che rampeggiano, molto semplicemente, di bianco e rosso. Nel frattempo si può cercare di prendere anche i target verdi o i target in mezzo, senza pericolo, perché abbiamo tante palle in gioco. Abbiamo finito i due multiball,
E alla fine in torneo tendenzialmente si continua a fare questo multiple di destra perché è molto facilmente ripetibile, basta tirarli molte volte. E mentre si gioca questo multiple tentare di fare l'altro. Questo è quanto per il multiple. Intanto tentare di completare questi target. Infatti ho fatto 30 milioni comunque con due multiple uno sopra l'altro.